All-Star numero 42, infilata in un sacchetto di nylon con su scritto reperto numero 1. Un albero con appallottolata contro una golf. Un ragazzo sotto shock che fa il pusher e parla a raffica. Cioè io insomma praticamente, ma che cazzo! E non dice niente che mi serva. Un fosso con dentro una ragazza mezza nuda in attesa del medico incaricato. E questo è un guaio. Ragazza bianca, nuda, morta ammazzata, fa notizia. E con la notizia si lavora sempre male. Come se? Morta. No, come messa? Male. A posizione? Prona. Ah, ecco, prona. Perché se invece era sulla schiena, era supina. Musti è tutto contento che ha appena imparato una parola nuova. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Metto su qualcosa di veloce e sento che Mario sta già scaldando la punta. È seduto accanto a me che guida. Ha la faccia e il gessato illuminati in intermittenza dalle prime luci dell'alba e dai lampioni della strada. È serio ed elegante come il giorno che ci siamo andati a sposare. Forse era così anche il giorno che è venuto a trovarmi in ospedale perché era nata la mia bambina. 22 anni fa. Oggi sta guidando verso lo stesso ospedale. Solo che, se quello era l'inizio, oggi forse potrebbe essere la fine. Il corpo di mia figlia è tumefatto, pallido, gonfio. È nuda come non si lasciava vedere più da anni. Io riconosco il suo sorriso sopra i denti che qualcuno le ha spezzato. Elisa Orlando è mia figlia. Ho preso le foto scattate sul luogo del delitto. Quelle dei testimoni e di alcuni pregiudicati per spaccio o aggressione. Ho messo la foto della vittima al centro e sto cercando di piazzare le altre attorno, ma non ci riesco. Perché non so chi sia questa Elisa. Solita storia. Parti dalla famiglia. Era una ragazza modello. Non ci ha mai dato preoccupazioni. Aveva tanti amici, tanti interessi. Tutti le volevano bene. Faceva tardi solo il sabato sera. Fai l'autopsia e scopri che... si faceva di coca. Becchi un test e ti dice... andava a tutti! Intorno alle 15. È l'ultima volta che i signori Orlando vedranno la loro figlia ancora in vita. Salutatela, è l'ultima volta che la vedete. Tra le 21 e le 23, Elisa Orlando si trovava al macaco insieme ad altre persone non ancora identificate. Rideva, ballava, scherzava. Aveva già della cocaina in corpo? O l'avrebbe assunta in seguito? Intorno alle 23 lascia il locale, presumibilmente insieme alle persone con le quali era arrivata. Poi
intorno all'una del mattino, un maschio adulto le dà un colpo sullo zigomo sinistro. Elisa Orlando cade, sbucciandosi e riportando una contusione sul fianco destro. L'aggressore la colpisce con calci e pugni, procurandole la rottura della mizza, del setto nasale, degli incisivi e numerose contusioni sugli avambracci con i quali la vittima tentava di ripararsi dalle percosse. La Orlando perde conoscenza. L'aggressore continua a colpirla fino a quando la Orlando muore. Soggetto a rischio. Ma cos'è un soggetto a rischio? E i soggetti a rischio sanno di essere soggetti a rischio? Penso al bacio che mi ha dato prima di uscire, alle domande che mi ha fatto. Era l'addio consapevole di un soggetto a rischio. Penso al suo sorriso prima. Al suo sorriso dopo. Cosa mi può nascondere? Io non so cosa fa la sera, non so cosa fa la notte. E allora penso al peggio che può fare una ragazza di quell'età. E poi penso che se anche lei lo facesse, per me sarebbe sempre quello di sé. Non c'è niente che io non conosca. Non c'è niente che possa trasformare il suo sorriso in quello di un soggetto a rischio. Italia è piccola piazzola davanti a pompa di benzina agile. Macchine costose, macchine piccole, camion. Maschi giacca e camicia, maschi con braccia grosse e ascelli che puzzano. Sedile di macchina, lettine di camion, alberghi con bagno fuori di camera. E freddo. Italia è piazzola davanti agile. E bocca. Figa, tette, culo. Bidoni che bruciano per sentire un po' di caldo. Mie amiche che parlano mia lingua, niente documenti e attente polizia. Di giorno chiuse in casa e di notte a lavorare e pensare a musica. E cantare con me amiche, e cantare tra me in silenzio di continuo tante note. Note, note per sentire solo quelle. E non pensare che Italia è solo un pisello italiano dentro di me. Davanti a lui c'è la chiave inglese più grossa che abbia mai visto, che sta precipitando sulla sua testa. Ad un certo punto sente un colpo al braccio come quando è caduto con gli sci da piccolo e gli passa subito il mal di testa. Poi sente un urlo. L'avambraccio comincia a gonfiarsi come una mongolfiera. A un metro da lui c'è il tipo che tiene la chiave inglese come un'ascia invece di un cerco spaccato dove estraglia il tubo dell'acqua. Il coltello d'arrosto del pusher gli trafigge il costato e una fontanella di sangue gli zampilla vivace da lì. Ma sei impazzita! Il tipo cerca di passarsi la chiave inglese nell'altra mano per mirare meglio la testa del pusher, che evita il colpo e recupera una beretta da sotto il cuscino del divano, puntandola contro il tipo. Ma che cazzo fai, figlia di puttana? E il Gipo quasi piange dal male e comincia a urlare anche lui. Io ti ammazzo! Ma a questo punto si sente un altro schianto e la porta va a sbattere di nuovo contro il muro. Gettate le armi! Includendo tra le armi anche la chiave inglese del Gipo. Gettate le armi o apro il fuoco! Siete in arrosto! Voleva dire in arresto, naturalmente. Sì, certo, ispettore, come dice lei, i fatti di ieri sera, tutto quello che vuole. Però io non c'entro, Vogliono incastrarmi. Però non sono stato io, Cioè io non c'entro niente. Siamo stati insieme, no? Normale. È la mia ragazza. Il concetto, sì. Il concetto era una specie di proposta per uscire da questo brutto momento. Cioè, ho pensato, no? Che se lei batteva, ma per un po', in una o due serate, tiravamo su quei due soldi che ci servivano per metterci a posto. E lei?
e lei si è incazzata. Domenica è sempre domenica e ognuno appena si risveglierà felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità. Gli ho sorriso. E il sorriso si è trasformato in una risata. Lui mi ha colpito per farmi smettere. Io sono crollata, ma non riuscivo a smettere. E con il silenzio, la morte. No. No, no. 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 No.